to rewrite history, cause I'm in the mood to label us the leaders of the leaders of the new school. This ain't for the radio, can't find this on YouTube. This the type of killing that these critics say used to. Bentornati al canale, come sempre giù di Mosca Viva, iniziamo il vlog in un altro modo, siamo già da El Fornet, da caffetteria sotto casa e ci stiamo facendo una bella colazione. Ci abbiamo qua ovviamente il litro d'acqua, iniziamo sempre con il litro d'acqua e poi Bianca, mia sorella, si è presa un piccolo zumo dell'arancia, Sammy si è fatto ovviamente anche una spremuta e questa cosa di crema. Sta bomba di crema è buonissima. Ma non ti abbiamo mai visto con gli occhiali? No, questo è il mio debutto con gli occhiali sul canale. Commentate che ne pensate. Quello e anche gli ho tagliato i capelli, gli ho fatto un bel face, a me non male. Comunque io invece mi sono fatto il mio solito cappuccino con latte scremato e c'ho qua il bocadillo, perché in Spagna l'unico posto dove posso mangiarmi questo panino iberico con un po' di pantomate. Staremo qua per magari un'oretta, facciamo anche un pochino di lavoro e poi vediamo cosa fare. Oggi comunque è giornata tranquilla. Ok ragazzi, siamo qua nel fruttivendolo, non farlo troppo, non urlo, ma sotto casa è bellissimo, ci stanno non solo il mercato che avete visto magari nei video passati, ma anche proprio il fruttivendolo, c'ha tutta la frutta veramente buonissima. Io consiglio un sacco, melone, albicocche e delle pesche, pesche e noci, mia frutta preferita, ve lo consiglio anche a voi. Oggi fa veramente un caldo ragazzi, quindi staremo qua, penso che non andiamo al mare, questa è una giornata o al mare o devi stare chiuso in casa perché veramente è troppo freddo. Comunque intanto mi sto mangiando le albicocche di prima, un pochino di frutta fresca fa bene e mi sto dissetando tanto, ho bevuto almeno 1-2 litri d'acqua già. E poi per pranzo sono andato a prendere un pochino di pane e ci siamo presi anche, vediamo un po', mi faccio un'insalata probabilmente con dei pomodorini rimasti e sì, un po' di insalata, non so, vi faccio vedere cosa faccio su mo e ci guardiamo la partita, ovviamente finale della Coppa del Mondo. Sammy, ti stai a fare un super panino? Due, uno con Philadelphia e prosciutto crudo e l'altro con pesto e prosciutto crudo. Buono. Fa un po' cagare però. No, invece fame. È buono. Poi looking big man, looking big, stai decisamente migliorando. Sì, devo mettere un po' su. Io ancora non ho fame, sto mangiando una carotina, raga. Ma se faccio un piatto vero e proprio ve lo faccio sapere. Questo è quello che sto facendo, un po' di lavoro per i clienti, un po' di coaching qua a sinistra. Farò questo per una mezz'oretta, intanto Sammy sta lì. Bella bro. Ciao ragazzi. Oggi giornata chill, finisco qua e ci sentiamo per la cena. È una giornata tranquilla, scusate, sono passato sul telefono di Sammy perché mi sono dimenticato la telecamera. Oggi non stiamo praticamente facendo niente, però c'è una bellissima luce e non volevo rovinare il tutto. Siamo qua sul terrazzo e stiamo provando a far volare di nuovo il drone, non so manco dove sta. E oggi sì, tranquillo, però stiamo imparando perché nei prossimi giorni dobbiamo veramente... Ah, eccolo là. Vogliamo veramente portarvi più contenuto. Mi dispiace che oggi non abbiamo fatto granché, ma ci sono anche queste giornate nella vita di uno youtuber. Alla fine siamo normali, siamo persone normali proprio come voi. E oggi ad esempio faceva così caldo fuori che abbiamo deciso non possiamo uscire, siamo veramente, moriamo se usciamo, moriamo di caldo. Fa caldissimo qua a Barcellona. Comunque guardate là la vista, c'è tipo un giardino, secondo me è bellissimo. E invece dietro di me là sopra, non so se vedete, non si vede bene forse, aspetta, se faccio così c'è tipo un monte, è bellissimo e vedi tutta Barcellona se si va là sopra. Stavo dicendo, oggi giornata tranquilla e, però ho pensato di dirvi qualcosina che così voi che state guardando ancora potete almeno avere qualche informazione, ed è come faccio su dei programmi personalizzati di dieta e di allenamento. E la cosa principale per tutte queste cose è quello che fanno praticamente i personal trainer online, è capire il passato di una persona, ma soprattutto strutturare i programmi in base alla costanza e all'aderenza, perché è ciò che a lungo termine porterà dei risultati. Ovvero, se viene da me una persona e mi dice che non riesce ad andare in palestra più di 3 volte a settimana, io gli creo un programma che si basa intorno al fatto che lui andrà in palestra 3 volte a settimana. Quindi, che cosa faccio? Tutto quello che vi mostro, la multifrequenza, il fatto che devi colpire magari tra le 10 e le 20 serie per gruppo muscolare, tutte queste cose le faccio rientrare nel programma di allenamento da 3 volte a settimana. Quindi ovviamente sono più lunghe, ogni singola sessione è più lunga rispetto magari alle sedute di qualcuno che ci va 6 volte a settimana, perché appunto ci va 6 volte a settimana, la frequenza è maggiore, ha più giornate in cui può colpire diversi gruppi muscolari, per cui ogni singola sessione è un pochino minore in termini di durata
e si focalizza un pochino di più su uno specifico gruppo muscolare, mentre se puoi andare solo 3 volte per forza di cose, per colpire dalle 10 alle 20 serie per gruppo muscolare, devi avere più gruppi muscolari nella stessa seduta, c'è cioè più volume e di conseguenza la durata è più lunga. Però se quella persona riesce ad andare solamente 3 volte, gli fai capire che deve andare magari in una seduta di almeno un'ora, magari anche un'ora e mezza, magari un pochino di più, se vuole vedere risultati ottimali. Questo per quanto riguarda il programma di allenamento. Poi, cosa principale, metto i punti deboli all'inizio del workout, che è quando potete concentrarvi di più e avete più energie. Quindi ad esempio metto, che ne so, per me il petto e i bicipiti in avanti. Se una persona mi venisse a dire che le spalle stanno indietro rispetto al petto, ovviamente inizierei una seduta di push, metti, con le spalle invece che il petto. Quindi tutto questo è personalizzato. Mentre per quanto riguarda la dieta, ovviamente consiglio i macronutrienti e le calorie come cosa principale da capire, perché è quello che alla fine controlla tutto. Però se c'è qualcuno con un appetito molto grande, allora gli faccio fare meno pasti, però pasti più grandi, perché questo a lungo termine aumenta la sazietà. Mentre se c'è qualcuno che è sempre on the move, magari, che ne so, ha un lavoro molto lungo tutta la giornata, orari un po' a buffo, però non ha tanto tempo per mangiare, gli faccio fare dei pasti un pochino più piccoli, perché in questo modo magari sono più facili da portare in giro, sono panini magari, alcuni snack sono yogurt greco e queste cose qua. Quindi dovete anche voi impostare la vostra dieta in base appunto a quello che sapete voi, vi conoscete meglio di me, ma è quello che faccio nei miei questionari, è qualcosa che chiedo veramente. Poi includo sempre alcuni cibi per la costanza, magari un 20% dei cibi per rimanere costanti sul piano, quindi del cioccolato, dei dolci, una pizza, del sushi se me lo chiedono, così che a lungo termine con la costanza riuscite a appunto seguire la vostra dieta. Quindi questo è un piccolo segreto di un personal coach online. La cosa importante è capire voi stessi, capire l'aderenza, la costanza e modellare tutto il piano a seconda. È stata un po' una clip lunga, mi dispiace, ma spero che almeno adesso avete un po' più di insight in quello che faccio io per i miei clienti. Sammy, ti stai a divertire? Te lo voglio portare addosso. Dove sta? Dove sta? Ehi! Ok, alla fine abbiamo deciso di fare la pasta al sugo, anche Sammy ci aveva un bel po' fame. Sì, il piatto era gigante, raga, Cioè, sì, è già iniziata. Comunque, piccolo suggerimento per chi, come tanti di voi magari stanno ancora a casa, non dovete mangiare la pasta perché cenate con i vostri, piccola cosa, avete paura di non prendere abbastanza proteine? Alla pasta normale aggiungeteci un pochino di tonno, oppure aggiungeteci della carne macinata, così fate un po' più bolognese, cioè così in questo modo non solo avete dei carboidrati come i vostri, ma aggiungendoci un po' di tonno al naturale, oppure sott'olio, oppure della carne macinata, e così che colpite i vostri grammi di proteine giornalieri. Quindi non voglio sentire più scuse, se siete seri e volete raggiungere il vostro obiettivo, fate come vi ho detto. E in realtà ora sono passate ben 2 ore, io sono seduto nello stesso esatto posto di prima, però oggi praticamente volevo solamente farvi vedere una vita vera, una vita reale, un daily vlog in the life, full day in the life, però la realtà in questo giorno qua particolare in cui non abbiamo fatto praticamente niente. Ho fatto però tanti programmi per i vari clienti, le varie persone che seguo, e vi ho più o meno dato dei segreti appunto di come faccio io personalmente i programmi di allenamento e di nutrizione, spero vi possa aiutare. Volevo solamente dire, dato che so che siamo in pochi e io voglio fare dei video per voi, ecco, questi sono degli argomenti che vorrei trattare nei prossimi video, ma magari aiutatemi voi così so esattamente se magari interessano a qualcuno o no. Primo è più informazioni sulle cose fotografiche, l'editing, come facciamo tutto, con che programmi editiamo le foto, i video, fatemi sapere se volete sapere quello. Un'altra cosa che mi era venuto in mente, più o meno un argomento su come essere sponsorizzati nell'industria fitness, come sapete io collaboro con MyProtein, magari alcuni di voi vogliono fare la stessa cosa, quindi quello sarebbe un altro argomento. Un altro argomento è magari quanti soldi faccio tramite YouTube, o comunque sapere come monetizzo e quanti soldi sto facendo in questo momento. È una cosa che non mi voglio aprire, però io voglio essere il più vero possibile con voi, non voglio che ci siano dei segreti, quindi se è un argomento che a tanti piace fatemelo sapere. E un'altra cosa, che ne so, un altro argomento, che altri argomenti avevamo, Sammy? Oppure magari fatemi sapere se volete più video proprio informativi con la scienza in palestra, in cui faccio vedere dei movimenti da fare, movimenti da non fare, gli esercizi, come farli, come non farli, esecuzione corretta o non corretta. Fatemelo sapere, perché ovviamente abbiamo ancora 15 giorni, abbiamo già più o meno pianificato 4-5 video, ma ci stanno gli altri 10 che sono totalmente aperti. Però a volte faccio dei video che penso andranno molto bene, ma ci sono poche visualizzazioni. Quindi fatemi sapere voi che siete arrivati qua alla fine con un commento sotto quello che magari è un argomento che a voi fa piacere di cui parlo. E niente,
Lo so che non è stato entusiasmante, ma vi chiedo comunque di lasciarci un like, fatelo per me, per favore. Io vi ringrazio a tutti del supporto, grazie mille, ci vediamo domani, ciao ciao, buona serata. Bye.